4 agosto. Enoch camminò con Dio, poi scomparve, perché Dio lo prese. Genesi 5:24. Camminare con Dio. Ognuno di noi è chiamato nella propria vita a compiere delle scelte, a intraprendere dei cammini, a percorrere delle vie. Alcune strade possono essere condivise, altre sono individuali, da percorrere in solitudine. C'è un percorso lungo e difficile che ognuno di noi deve intraprendere, per il quale la parola di Dio ci dà dei consigli, il cammino della vita. La Bibbia ci parla di un uomo, Enoch, che scelse di condividere questo cammino con un compagno speciale, Dio. Di Enoch viene semplicemente detto che camminò con Dio e poi Dio lo prese. Considerare la sua vita e il modo glorioso nel quale essa si concluse è per noi un invito ad imitarlo. Ma come possiamo oggi camminare con Dio? È molto semplice, credendo in Gesù, colui che conosce ogni passo del cammino che dobbiamo percorrere e mettendo la vita nelle sue mani. Confidiamo in Lui, l'amico fedele. Camminiamo ogni giorno stretti a Lui e il nostro procedere sarà sicuro, il nostro incedere sarà lieve e soprattutto giungeremo alla meta tanto agognata. Dio ci prenderà con sé e giungeremo finalmente a casa. Dio ci benedica.